Come ho detto ieri e come ho detto prima, come ripeto continuamente a tutti, se firmano e se va tutto bene, non va bene niente, nel senso che è un primo passo nella direzione giusta che va verificato innanzitutto sulla base di un piano industriale, perché noi comunque abbiamo il diritto e manteniamo il diritto di approvazione di questo accordo di transazione, e visto il passato non è un'approvazione che daremo a cuor leggero, quindi saremo molto attenti a darla se ci sono le condizioni dopo averle verificate col sindacato. E poi bisognerà far fare gli investimenti, e come mi è capitato di dire in una crisi ancora più drammatica di questa, molto più drammatica di questa, che è stata quella di Alcoa, per me si festeggia quando gli investimenti sono fatti, le persone sono tornate tutte al lavoro e si sfornano i prodotti e, come dite qui, torna a colare l'acciaio. Quindi la strada è lunghissima, e che ci sia la firma, che magari arriva fra 10 minuti, o non ci sia la firma, da festeggiare non c'è niente. E voi non troverete mai una mia dichiarazione che dice che c'è da festeggiare qualcosa. Ora, concludendo, tutte le vicende che noi affrontiamo, questa di Piombino ma tante altre, sono frutto di transizioni industriali gigantesche che ci saranno per i prossimi anni. Metteremo a posto l'acciaio e lo metteremo a posto? Si aprirà da un altro lato, si aprirà una questione che ha a che fare con le banche, con i call center, con le telecomunicazioni. Perché? Perché la tecnologia cambia il lavoro in modo rapidissimo. Ed è per questo che noi dobbiamo varare degli strumenti molto più forti, che aiutino ad accompagnare queste transizioni e che combattano le delocalizzazioni ad armi pari. Ed è quello che incominceremo a fare già dal prossimo CIPE, varando un pezzo di quel fondo antidelocalizzazione su cui abbiamo riflettuto.